Un pomeriggio intenso, dall'alto valore culturale, davanti a una folta platea arricchita dalla presenza anche di molti studenti pescheresi, quella di ieri all'Auditorium Emilio Alessandrini al Tribunale di Pescara. Si è parlato di diritti infranti, ma anche di strategie del terrore e delle risposte dello Stato, in un incontro organizzato dall'Associazione Emilio Alessandrini in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati. Sul palco, nella prima parte, le straordinarie testimonianze di Marco Alessandrini, Alessandra Galli e Benedetta Tobagi, rispettivamente figli di Emilio, del giudice Guido Galli e del giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi, vittime del terrorismo tra gli anni 70 e 80, in quell'area dall'acro sapore di piombo che si respirava in Italia e che a distanza di 40 anni ha lasciato da una parte una risposta efficace e ferma dello Stato, dall'altra un dibattito che non accenna a trovare una conclusione, inquinato, come vedi vicenda Battisti, da un certo revisionismo romantico da parte di chi è ancora convinto che in fondo coloro che premevano il grilletto in quell'epoca lo facevano per un nobile motivo. Non può essere così, e ad affermarlo con forza le testimonianze di quei bambini, oggi adulti, vittime dell'inconsolabile dolore di dover vivere la loro vita senza un padre. Non sono stati decenni facili, però io penso sempre che si debba guardare avanti e non guardare indietro. Penso sempre che si debba pretendere giustizia e mai vendetta. E credo che l'odio sia una brutta cosa che finisce per pregiudicare le persone. La cosa che mi affascina molto è che mio padre è stato colpito dai terroristi, ma era stato molto 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 attaccato anche quando era vivo, proprio perché era una figura di dialogo, proprio perché cercava sempre di comprendere le situazioni e al tempo stesso rifuggiva lo scontro frontale delle schematizzazioni ideologiche. Da un lato, come orfana, ho un dolore che è incolmabile, per cui uno non riesce a trovare nemmeno una punizione per chi ha provocato tutto quel dolore, ma che come magistrato e come cittadino sicuramente so che lo Stato quello ha chiesto. E chi è stato condannato ha scontato la pena che lo Stato italiano allora ha ritenuto di irrogare. Io sono anche un magistrato, devo credere in queste cose. Nella seconda parte del convegno, moderato dal noto giornalista Massimo Giannini, altre importanti testimonianze, in particolare quella dell'ex procuratore Armando Spataro, amico e collega di Emilio Alessandrini, della costituzionalista Filippo Donati e del giornalista scrittore Pietrangelo Buttafuoco. A loro il compito di fare sintesi tra ciò che l'Italia ha imparato da quei terribili anni di piombo e come lo Stato ed anche i cittadini oggi si devono porre di fronte ai nuovi terrorismi non più nazionali ma internazionali.